Asco Trade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Buonasera, buonasera di nuovo con Focus su Rete Veneta. Grandi ascolti ieri sera per il programma che abbiamo dedicato all'ondata straordinaria di maltempo a Venezia, ma soprattutto in tutto il Veneto. Sono state molte le località colpite. Ci torniamo stasera perché c'è, come vedete dal titolo, un nuovo allarme rosso. Domani c'è la possibilità che, non dico si ripeta quello che è accaduto l'altra notte a Venezia e in altre parti del Veneto, però insomma sarà una situazione molto difficile, con precipitazioni intense in montagna, acqua alta e anche sulla piedemontana precipitazione, acqua alta a Venezia 1,45 domani mattina, ma come sapete queste previsioni spesso non sono del tutto precise e l'acqua alta arriva a livelli ben superiori, come è successo appunto l'altra notte. Comunque vi terremo aggiornati anche domani su tutte le nostre reti, ovviamente vi daremo conto di quello che succede in modo che sappiate cosa sta succedendo purtroppo per via di questi fenomeni determinati, dicono gli esperti, dal surriscaldamento globale e insomma dai cambiamenti climatici, ma è una delle tante letture. Succede anche nelle migliori famiglie: i parenti accorrono perché il loro congiunto sta per spirare, arrivano e lo trovano morto stecchito. Beh, succede, no? Arriva anche il medico che deve salvarlo in extremis. È successo anche a Venezia, questa vecchia signora malandata era moribonda. E stanno accorrendo tutti, è ancora moribonda, qualcuno dice che è già deceduta, ma stanno accorrendo tutti, il Presidente del Consiglio Conte, i leader politici, soprattutto la politica romana, insomma, che di Venezia normalmente si occupa molto poco. È arrivata la ministra De Micheli, succede, come avete sentito, al famoso Toninelli, che era col Conte 1, adesso c'è la De Micheli col Conte 2. Insomma, sono arrivati tutti al capezzale della grande malata, ma la grande malata io credo che se ne sia già andata, non solo dal punto di vista così delle strutture ormai contaminate dall'acqua salmastra, fragilissime, ma anche per quanto riguarda una situazione all'interno del centro storico e sulle isole che è davvero molto grave. Cioè, ovviamente la popolazione sta diminuendo, c'è l'assedio dei turisti e c'è quello che tutti non vorremmo vedere in questi giorni, cioè una città che si sta lentamente deteriorando e sta forse esalando l'ultimo respiro. Allora, ne parliamo ovviamente stasera con voi di nuovo e con i nostri ospiti che vi presento subito. Moreno Buogo, imprenditore che conosce molto bene la Laguna. Buonasera, il Monte, grazie Buogo, ne parleremo anche stasera. Alberto Scarpa, che è consigliere delegato
dal sindaco per le isole veneziane. Buonasera Scarpa, grazie molte per essere qui. Le isole colpite moltissimo da questo, chiamiamolo tsunami, abbiamo visto delle scene, le rivedremo anche stasera, tremende. Saluto e ringrazio anche Pietrangelo Pettenò della Sinistra Veneta. Buonasera Pettenò. Matteo Celebron, assessore ai lavori pubblici a Vicenza. Buonasera, per la Lega, buonasera, grazie molte. Grazie a Cinzia Bonan, anche segretario generale della CISL per Treviso e Belluno, grazie molte, bentornata. E grazie all'imprenditore, nostro amico Sante Carraro. Buonasera ingegnere, grazie tante. Allora, venerdì e domenica prossima, speriamo bene, tanti sms, mandateli, siamo pronti ovviamente a mandarli in onda. Vediamo il primo servizio, sapete che tutto il Consiglio regionale allagato, no? Sembrava il Titanic, il Consiglio regionale, poltrone che galleggiavano, su pellettili varie, insomma, no? Completamente allagato, si è dovuto trasferire nella sede della provincia di Treviso a Sant'Artemio e qui oggi i consiglieri hanno parlato di nuovo, erano alle prese col bilancio, ma ovviamente con l'assessore Bottacin si sono occupati anche di questa nuova ondata di maltempo in arrivo domani e per i prossimi giorni. Vediamo. La situazione è complicata, non vogliamo creare nessun tipo di allarmismo, però la stiamo monitorando in maniera continua e costante e continuiamo su questa strada. Le condizioni meteo che si verranno a creare nel fine settimana sono preoccupanti, a cominciare dalla montagna con ricadute sulle zone di pianura. Lo aveva annunciato il governatore Zaia da Venezia, ora l'allerta è entrata nella fase operativa. È stata convocata l'unità di crisi proprio qui in provincia di Treviso oggi e stanno analizzando tutti i dati e coordinando gli elementi, gli attori che poi insomma sono attorno a queste emergenze in modo sinergico per affrontare al meglio le criticità che arriveranno. La pioggia insieme allo scioglimento della neve, 120 centimetri previsti, e al vento di scirocco rischiano di ingrossare i fiumi che faticosamente riusciranno a scaricare in mare. E il Piave torna osservato speciale. Le informazioni intanto sono che domani ci dovrebbero essere delle forti piogge e dei venti importanti, intensi. E quindi chiaramente piovendo sopra di noi, dove c'è appunto questa allerta di colore arancione, successivamente poi arriverebbe qui da noi e quindi per il sabato, la domenica, la criticità. Stiamo a vedere, perché chiaramente ci sono diverse variabili, tra cui soprattutto lo scirocco. Ad ogni modo stiamo ad osservare, ci stiamo preparando proprio per evitare e capire come possiamo intervenire. Piave su cui si sta intervenendo da mesi dopo la piena del 2018 con sbancamenti dell'alveo e consolidamento degli argini, interventi che in caso di ingrossamento del fiume dovrebbero contribuire a limitare i danni. Usiamo il condizionale, questo dovrebbe far stare tranquilli. A prescindere da questo noi continuiamo comunque a monitorare, perché gli interventi che sono stati effettuati erano interventi necessari affinché ci sia acqua all'interno dell'alveo del Piave e non altro. Sicuramente questo aiuterà far sì che ci sia una maggiore sicurezza da parte dei cittadini, una maggiore sensibilità a dire siamo un po' più tranquilli. Servizio di linea Paronetto, vediamo uno dei titoli appena andati sui giornali online. Il governo approva lo stato di emergenza, subito 20 milioni di euro per la laguna, è una notizia di pochi minuti fa, titolo del Gazzettino, sindaco Brugnaro precisa danni per centinaia di milioni, come dire, insomma 20 milioni va bene come anticipo, però poi serve molto altro ancora. Allora, Pietrangelo Pettenò, scene apocalittiche, ovviamente 1,87 quasi come nel 1966, vaporetti sulle rive, gondole affondate, imbarcazioni alla deriva, un'edicola è finita in acqua, conosciamo l'edicolante, lo salutiamo. Ed è finita fino alla, oltre il canale della Giudecca. Però c'è un però, no? Tutti se ne sono accorti adesso, perché insomma è stata anche mediaticamente con queste scene da film ovviamente ha destato grande impressione. Però sono anni che Venezia affonda, cioè sono anni che ci sono, abbiamo contato 30 acque alte negli ultimi 5 anni. No? Alcune consistenti, 1,40, 1,50, non è che 1,50, siccome non si è come nel 66, va bene Madama la Marchesa, no, si va sotto, vanno sotto tutti gli appartamenti al pian terreno, i negozi, i bar, i ristoranti,
e adesso si accorgono, non è mai troppo tardi, meglio tardi che mai, no? Arrivano e fanno, diciamo, anche, diciamo, li vedremo, vedremo poi il Presidente del Consiglio Conte, però dopo le passerelle, no? Questa volta, secondo lei, seguiranno dei fatti oppure no? Spero seguano dei fatti, ovviamente il fatto è stato così drammatico e... come apocalisse proprio. C'è stata anche una vittima, ecco, ricordiamo, sì, rispetto ad altre. E devo dire, per le condizioni che si erano create, davvero si poteva pensare ancora peggio, come, conseguenze anche per le persone, perché veramente era pericolosissima quella nottata, quella serata e notte. Il problema è, mi pare, lo diceva, io condivido, oggi l'ha scritto anche un grande intellettuale, scrittore veneto, Ferdinando Camon, Venezia sta morendo, e lui dice muore a tappe, ogni volta risorge, poi rimuore un po' di più, ed è questo il dato che secondo me non è stato colto non solo dalla politica nazionale, ma purtroppo nemmeno dalla politica locale. Cioè, nel senso che la città è talmente fragile, una città che ha bisogno non solo sul piano fisico, architettonico, di quelle difese di cui necessita una città così straordinaria, così debole, così fragile, viste le condizioni planetarie che stanno succedendo, ma è anche una città che aveva bisogno ed ha tuttora bisogno di uno scarto diverso, cioè di una... di un tessuto sociale, di un intervento sul piano proprio economico-sociale di un certo tipo, cosa che invece non si è fatto. Io le vedo insieme, non è un ragionamento così, cioè io vedo insieme il fatto che la debolezza di una città dal punto di vista architettonico per la sua configurazione, ma assieme a quella della debolezza di una città sul piano economico-sociale, cioè che si è impoverita, e le cose non sono così dislegate, perché se la città si svuota di residenti, cioè nel 66... quindi sono 53 anni fa, sì, 53 anni fa, quel dramma di quella città, che, di cui non c'erano nemmeno, c'erano Villa Sandro, cioè c'erano i murazzi della Repubblica Serenissima, cioè ancora, no? Adesso invece, bene o male, insomma, i lavori si sono fatti dopo quel disastro del 66, però c'erano 160.000 abitanti, se non sbaglio. Adesso sono 48.000. Siamo un terzo, siamo a 50.000 abitanti. Quindi il dramma di una questione così tremenda, insomma, dal punto di vista che si è creata del meteorologica, l'apocalisse, è accompagnata dall'altra apocalisse, che è quella di uno svuotamento della città. Tu con 50.000 abitanti, quella città lì, così come è fatta e così come dovrebbe essere salvata, non può salvarsi. Cioè, come si può pensare che una città si salvi solo perché ci risiedono qualcuno che viene a fare le vacanze ogni tanto? Chi viene a fare il turista? Il turista va e se ne torna a casa. Cioè, voglio dire, è normale che scatti un meccanismo del genere. Allora, cosa è colpevole in questi 53 anni? Il fatto che si è decretato allora una legge, tante leggi speciali via via negli anni, che avevano anche individuato, come sa bene il consigliere, avevano individuato anche di non solo le questioni ambientali, la difesa delle acque alte, ma anche le condizioni socio-economiche per salvare la città. E la grande opera, su cui magari ne parleremo, ma la grande opera doveva essere, sì, creata, studiata, eccetera, ma sempre come condizione, quasi, non dico ultima, ma man mano si dovevano fare degli investimenti per la città, e si sono fatti tanti, solo che si sono interrotti. E interrompendosi quei finanziamenti e quegli aiuti, si è interrotta soprattutto non solo la mancanza di soldi, secondo me, è una mancanza di una cultura politica nazionale e locale, ripeto, che non ha saputo essere all'altezza dei bisogni di Venezia. Oggi un altro scrittore veneziano scrive su Le Monde: noi siamo colpevoli. Chiediamo aiuto a chi? Non a noi, che siamo già colpevoli e responsabili di questa situazione, tutti nelle proprie responsabilità. Chiediamo al mondo, all'Europa, perché questa città è una città del mondo, è una città che è un patrimonio mondiale e che in qualche maniera ha qualche intelligenza migliore di quella che abbiamo visto in questo paese, in questa città, possa darci una mano a salvarla, perché questo io vedo, cioè è davvero drammatica. Riuscirne dopo questa cosa non è facile, e non è un problema di 200 milioni, 500 milioni, un miliardo di danni da recuperare, che bisognerà farlo, ma è segnata la storia di questa città. È vero. Allora, Sindaco Brugnaro ieri non ha potuto trattenere comprensibilmente qualche lacrima, la voce rotta dall'emozione, quando descriveva nella conferenza stampa col presidente Zaia e col patriarca Moraglia la situazione tremenda.
A Venezia questa mattina era in piazza San Marco con Silvio Berlusconi. Vediamo il servizio di Anna Maria Parisi. Silvio Berlusconi, stivale di gomma come Calzari, arriva in motoscafo attraccando direttamente a San Marco, che sono da poco trascorse le 12.30, ad accoglierlo per gli onori di casa il primo cittadino Luigi Brugnaro. Come stai, signor sindaco? Ciao, benvenuto a Venezia. Benissimo. Ciao sindaco. Ciao. Grazie, sei qua. Insieme al presidente di regione Luca Zaia, che però resta il tempo di un fugace saluto e di un caloroso abbraccio. Tutto a posto, ciao. Nell'eccezionalità della seconda acqua alta della storia di Venezia, la visita si contestualizza con una presa a visione dei danni inferti alla città e al suo patrimonio. Da qui le proposte avanzate dal partito, le prime. Abbiamo anche presentato già sia in Senato che alla Camera una nostra richiesta per un finanziamento immediato e anche per quanto riguarda l'Europa abbiamo intenzione di presentare anche una domanda per far sì che ciò che spenderemo per la messa in funzione del MOSE e per le altre cose venga considerato fuori dal patto di stabilità. Silvio Berlusconi ha fatto un lungo giro per la città accompagnato dal sindaco Luigi Brugnaro che a detta di Berlusconi sarà il nuovo doge della città, è così? Certamente ne ha le qualità e perciò auguri. Sindaco. Ma sì, stiamo scherzando. D'altra parte, in una situazione così io voglio ringraziare il Presidente, io l'ho invitato personalmente. L'indicazione di Berlusconi, conferire al Sindaco di Venezia poteri speciali per gestire in prima persona le emergenze. E che quindi sia il Sindaco Brugnaro a controllare lo sviluppo dei lavori che restano. Circondato da cronisti giunti da ogni dove, compresi dall'estero, il suo tour alla Basilica di San Marco trae emozione ed una richiesta al mondo intero dopo l'incontro con il patriarca Moraglia. Io penso che se ci fosse una spesa diciamo di 200 milioni, i tre quarti di questa spesa potrebbero essere sostenuti da singoli stati che poi si guarderebbero l'uno all'altro per vedere di non fare brutta figura l'uno nei confronti dell'altro e magari un quarto circa anche da privati. Lei un regalo lo farebbe alla città? Io certamente sì, e sto pensandoci proprio. Tante le cose dette ai giornalisti, tra cui il lancio di Brugnaro come suo possibile successore e la questione autonomia del Veneto a 2 anni dall'esito del referendum. Sono convinto che si debba andare avanti su un'autonomia per tutte le regioni italiane. Servizio di Anna Maria Parisi, sperando che per l'autonomia i tempi siano diversi, insomma, no? Perché se fossero gli stessi del MOSE, no? E so, in pratica più o meno c'è un'affinità tra le due vicende, rinvii, e alla fine poi non resta nulla. Adesso il MOSE è lì, è costato 8 miliardi complessivamente ed è lì una cattedrale, un monumento alla corruzione, alla madre di tutte diciamo, le incompiute che riguardano in questo caso la corruzione. Allora, Matteo Celebron, Brugnaro tra l'altro ha detto adesso il MOSE va terminato, no? È stato completato al 95%, insomma se non altro i lavori sono arrivati verso la dirittura finale, come crede che ce la si farà? Nel 2021 ha detto anche da De Micheli, a questo punto non tutti i mali vengono per nuocere, magari questa volta, no, telecamere, giornalisti, in genere i giornali parlano solo di Venezia quando c'è la lotta ai colombi, stavolta almeno tutto il paese sa cosa vuol dire avere l'acqua alta alla cintola. Sì, da quello che si apprende non ci sono molte alternative a non, diciamo così, terminare quest'opera che sembra essere stata progettata all'inizio, insomma negli anni 80-90, con tutti i progetti che poi si sono susseguiti effettivamente per proteggere la città. Manca quel fatidico 6%, 5%, insomma, per arrivare all'ultimazione. Di fatto oggi la verità è che abbiamo un tesoro, 8 miliardi sono sotto acqua, che non si vedono e che non danno un servizio alla città e che non sappiamo ad oggi effettivamente se funzionano. Stanziamo gli ultimi soldi, lo dico da amministratore, di chi ha anche la responsabilità quotidianamente di gestire i soldi dei cittadini, stanziamo
gli ultimi soldi che servono per terminare quest'opera e verifichiamo effettivamente, tutti quanti ci auguriamo che funzioni, che sia effettivamente, diciamo così, un aiuto per Venezia. Ha altrimenti detto, non possiamo fare. Ha detto quindi il procuratore Campostrini, intervistato anche da noi, a me dice non interessa quello che accadrà dal 2050 in poi, e cioè che si andrà al mare a Treviso, no? Perché Venezia, San Donà di Piave saranno tutte sommerse. A me interessa quello che accadrà da oggi ai prossimi vent'anni. No? In effetti, ma condivido, insomma, bisogna essere pragmatici, non ci sono molte alternative. Oggi, fatalità, insomma, sui social da ieri sono tutti ingegneri, tutti quanti premi Nobel, che spiegano come bisognava farlo, come non bisognava farlo. Addirittura ho visto post su Facebook di chi suggeriva di copiare l'Olanda, dimenticandosi che le navi in laguna in qualche modo devono entrare, quindi quelle dighe non sono effettivamente percorribili. Però abbiamo un'opera che piaccia o non piaccia, la magistratura giustamente ha fatto il suo corso, sta facendo il suo corso, e dobbiamo essere trasparenti da questo punto di vista. E dobbiamo anche dire, l'ha detto giustamente lei direttore, che purtroppo il MOSE è stato un esempio per le tangenti, per le mazzette, però lì abbiamo un'opera che deve essere terminata. L'ha detto Brugnaro in questi giorni anche un po' con la voce rotta, anche rispetto alle tragedie che ha visto di persona in città. Portiamo a termine quest'opera, mettiamola in funzione e mettiamo nelle condizioni Venezia di non passare più le serate che abbiamo visto in questi giorni. Ai politici non interessano i 45.000 residenti, non fanno niente perché vogliono che si stanchino e vadano via svendendo gli immobili. È una delle tante accuse alla cosiddetta casta. Vediamo alcune immagini, così vari scatti, no, che sono stati pubblicati dai giornali, mototaxi sulla banchina, questo è un sandalo mi pare, una toppa, insomma, barche classiche veneziane che sono finite a terra, scaraventate dal mare, ingrossato dal mare, dalla laguna, ingrossata dal vento, qui i vaporetti, vedete alcuni vaporetti sono affondati, 5 in particolare. Qui una pantegana che si mette in salvo, poveretta, anche lei merita 5 minuti di popolarità. E qua, insomma, le scene che vi dicevo prima, consiglio regionale e altro ancora. Poteva andare anche molto peggio, no? Con il bilancio poi non ci sono stati feriti, salvo il pensionato che è morto a Pellestrina per aver toccato la pompa della sentina con cui svuotava l'appartamento. Allora vediamo proprio da Pellestrina, che è stata una zona tra le più colpite a Venezia, veramente dei danni ingentissimi, persone intrappolate nelle case, davvero una situazione apocalittica, vediamo Giuseppe Conte che è andato a parlare con i residenti, vediamo. Stanzieremo subito fino a 5.000 euro per i privati che hanno subito danni, fino a 20.000 per gli esercizi commerciali, per i commercianti, per chi ha attività produttive generali. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte arriva nell'isola di Pellestrina, piegata ma non spezzata dall'alta marea. Insieme al Governatore del Veneto Luca Zaia e al Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro si reca in sopralluogo nelle zone più colpite dell'isola e poi annuncia. Questo lo potevo far subito, capito? Perché lo nominiamo il sindaco commissario per poterli spendere subito. Poi chi ha avuto maggiori danni, ovviamente la fase 2, aspettiamo un po' più tempo. Speriamo che la manutenzione funzioni. Allora, che forse credo in giro per il mondo la cosa più veloce è un po' difficile farla, cioè arrivare sul posto, arrivare al Consiglio dei Ministri, fare dire. Va bene, dai. Fiducia, anche per quanto riguarda i lavori del MOSE, il premier ufficializza la data del prossimo comitatone. Adesso faccio il 26 la riunione del comitatone, sì, a Palazzo Chigi, ma torno al tavolo e passiamo a sfumatura. Conte conferma così la volontà del governo di arrivare a una conclusione dei lavori del MOSE nella primavera 2021, ma non si sottrae allo stesso tempo alle critiche della popolazione esasperata. Dovrebbe già essere in funzione il MOSE, dovrebbe già essere in funzione. Si parla del 22.
mai. Sarà un'opera incompiuta. Servizio di Lorenzo Maier, il comitatone, ha detto, ha annunciato il presidente Conte. Quanti comitatoni abbiamo visto scorrere sotto i ponti di Venezia, nel senso che tavoli su tavoli, grandi contrasti, anche lotte piuttosto strumentali tra una fazione e l'altra, perché il MOSE è stato anche il pretesto proprio per attaccare l'una o l'altra giunta, insomma. Anni di beghe e di conflitti che hanno portato, che hanno contribuito proprio a rallentare poi anche i lavori, a parte poi lo scandalo e la corruzione che ha portato all'arresto di politici, di imprenditori, magistrato alle acque, insomma tutti processati, alcuni hanno patteggiato, altri sono stati condannati. Allora sono contento di avere qui Alberto Scarpa, delegato consigliere del sindaco proprio per le isole veneziane. Scarpa, è effettivamente così, Pelestrina è stata colpita molto duramente, no? Sì. Buonasera, grazie innanzitutto appunto per l'invito, sono qua anche appunto, oltre che al ruolo che svolgo come consigliere delegato del sindaco alle isole, per testimoniare appunto quello che è successo a Venezia Centro Storico e nelle isole. In particolare, come diceva il direttore, a Pelestrina è stata l'isola più colpita. Purtroppo l'isola è devastata, e molte famiglie hanno perso tutto al piano terra, quindi oltre che al danno, appunto, al danno economico che hanno avuto, è stata la paura che ancora oggi, dopo due giorni, piangono ancora, hanno paura, e quindi questa mattina siamo stati in sopralluogo con il capo dei ministri Conte, e c'era anche Luca Zaia e il sindaco Brugnaro, per stare vicino appunto alla popolazione, ma per cercare anche di chiedere aiuto al governo, perché in questo caso c'è bisogno, oltre che a Venezia Centro Storico, oltre che al MOSE, che naturalmente va finito, ma sono importanti le opere complementari, cioè nelle microzone finire i lavori. Per esempio Pelestrina è rimasta per circa 24 ore incatenata con acqua alta, senza luce, famiglie con bambini, anziani, con acqua più di mezzo metro, un metro nelle case. Quindi vanno finiti questi lavori, le pompe non hanno funzionato, quindi in questo caso il sistema pompe deve funzionare, perché non può succedere ancora casi del genere. E oltre che al sistema delle pompe che non ha funzionato, anche la riva lato laguna, che appunto tiene al massimo circa un'alta marea a livello di medio mare di circa 1,60 m, circa 1,65 m, oltre purtroppo non serve più a niente, perché l'acqua oltrepassa appunto dalla laguna, oltrepassa, arriva nelle case, e se poi le pompe non funzionano succede quello che è successo, cioè il macello. Quindi al di là di questo, quello che adesso chiediamo, che è importante, è l'aiuto di tutti, l'aiuto quindi dello Stato, del governo. Appunto è venuto oggi Conte e ha detto che si impegna appunto per quanto riguarda lo stato d'emergenza, e poi anche per quanto riguarda l'aiuto alle famiglie, anche un aiuto economico, appunto. E di questo c'è bisogno. Speriamo. Poi ci auguriamo che, oltre che appunto a Conte, che ci sia anche l'aiuto a parte della Regione Veneto e l'aiuto di tutti. Volevo anche ringraziare però una cosa che mi sta a cuore, perché le ho vissute quelle ore personalmente. Ringraziare tutte le persone che hanno fatto il volontariato, quindi la protezione civile dell'isola di Pelestrina, anche protezione civile anche del Veneto, di altre città del Veneto. Ringraziare i pompieri che sono ancora all'opera lì di notte, che stanno lavorando, e quindi ringraziare tutte le persone che hanno fatto volontariato. Domani siamo ancora lì appunto in sopralluogo, forse sbarca un altro ministro anche domani, perché c'è bisogno adesso di risarcimenti. Ma oltre che appunto ai risarcimenti, c'è bisogno anche di stare vicino alla gente e di risolvere i problemi, perché queste opere, come dicevo prima, complementari, cioè quelle specifiche delle microzone, delle microisole, vanno risolte. Le pompe devono funzionare obbligatoriamente, le pompe devono funzionare, devono essere delle pompe adatte, delle pompe studiate bene, sopra il livello del mare, messe in sicurezza, deve essere ripristinata la zona appunto del muretto lato laguna, e come si diceva prima anche la parte del mare, che sì, è stato fatto un lavoro di dighe mobili, di pennelli a mare, delle dighe a soffolta, di un arenile, però anche è vero che va fatta una manutenzione, quindi servono appunto gli aiuti da parte dello Stato per finire queste opere. Grazie per l'invito. Ah, si immagini, ci mancherebbe altro, grazie veramente Alberto Scarpa. Almeno Conte Alessandro Scarpa. Alessandro Scarpa, almeno Conte si è degnato di venire
mentre Renzi, con la disgrazia della Riviera del Brenta, non si era degnato di venire. Ovviamente sempre ci sono comprensibili polemiche e accuse, però insomma adesso si dice, in maniera un po' tardiva, insomma adesso andiamo avanti compatti per arrivare se non altro a finire questo MOSE e poi ad ottenere dei finanziamenti e dei risarcimenti per chi è stato colpito. Però ecco, su questo Alessandro Scarpa, volevo sentirla. Il sindaco ha detto giorni fa: documentate i danni, e va bene. D'altra parte, chi va sotto un'acqua eccezionale di 1,87 che diciamo allaga l'80% della città, non c'è dubbio che rimanga fortemente danneggiato. Cioè non è che, cioè, si dovrebbe dire, se uno vive nei sestieri colpiti da questa acqua alta eccezionale, cioè Dorso Duro, Cannarei, cioè tutti i sestieri, no? San Marco, la zona di San Polo, insomma tutto allagato, basta quello, basta il certificato di residenza per dimostrare che i danni li ha avuti. Gli diano 5.000 euro perché ha perso lavatrice in generale, lavatrice, elettrodomestici, è saltato l'impianto elettrico, si sono sono diventati fradici i muri, e dopodiché deve anche dimostrare che è stato danneggiato, no? Cioè, sì. È come, sì. No? Cioè, ci auguriamo quindi che ci sia appunto adesso il Presidente del Consiglio dei Ministri deve delegare un commissario, si pensa appunto che sia il Sindaco Brugnaro con l'aiuto appunto da parte della Giunta, ma quello che è importante appunto è adesso fare in modo di stare vicino alle persone, anche perché qualcuno si lamenta le passerelle dei politici, certo, eccetera, ma queste cose bisogna anche farle, cioè bisogna avere il coraggio, mettersi la faccia, stare vicino alle persone, se no poi, sai, se non lo fai poi viene criticato perché non si è fatto. Invece bisogna provare, bisogna chiedere umilmente l'aiuto di tutti, l'aiuto del governo, del capo di Stato, l'aiuto alla Regione Veneto, perché le famiglie hanno bisogno di rappresentanti di tutti i colori politici, non, qua non c'entra la politica, c'è bisogno solo di aiuto, di fare squadra. E volevo anche appunto, come dicevo prima, ringraziare di cuore tutte quelle persone che stanno facendo volontariato, che stanno in queste ore, mentre noi siamo qui in studio a parlare, siamo giustamente dei rappresentanti, quelle persone che stanno lavorando in mezzo all'acqua, sia a Venezia, al centro storico, che nelle isole, in particolare Pellestina, che è stata la più colpita. Quindi un grazie di tutte, anche a tutte quelle associazioni, persone addirittura, che stanno facendo anche solidarietà. C'è una gara di solidarietà per aiutare appunto queste famiglie, specialmente in particolare quelli che hanno perso tutto, le persone disoccupate, poveri, anziani. E quindi sinceramente volevo anche aggiungere una cosa, quello che ho potuto notare personalmente questa mattina e anche durante le ore appunto di questa alluvione, questa tempesta di vento e di acqua. Notare appunto le persone che hanno tanta paura, questa mattina tante persone anziane, genitori, anche i bambini, li abbiamo visti piangere, sono molto, molto provati perché hanno perso tutti i risparmi di una vita, hanno perso appunto, come diceva il direttore, tutti gli elettrodomestici, sì, e hanno perso tutto il lavoro di una vita e i risparmi. Purtroppo, quindi sì, ci auguriamo che adesso ci sia finalmente una soluzione sia a livello di risarcimenti, sì, di rimborsi, ma soprattutto risolvere le problematiche, perché l'esempio di Pellestina, se le pompe non funzionano, purtroppo domani, fra un anno, fra 10 anni, succederà ancora, purtroppo, lo dicono le statistiche, succederà, ma quindi in questo caso l'isola deve essere preparata. Va bene, grazie Alessandro Scarpa. Fate pagare a chi ha costruito il MOSE i danni. Adesso dovremo avere tra poco collegato al telefono il generale Giancarlo Iannicelli, che è il presidente del Consiglio Comunale di Treviso e che per noi è anche il meteorologo del nostro gruppo di Media Nord-Est, perché vi ripeto e vi ricordo con questo titolo, per domani un nuovo allarme rosso, non riguarda soltanto a Venezia dove è prevista un'acqua alta alle 11 di domani mattina di 1,45, ma si teme che i venti si rinforzino e quindi potrebbe essere ancora più alta e sarebbe ovviamente un'altra situazione drammatica per tutti i veneziani, ma ci sono appunto previsioni di una forte ondata di maltempo, soprattutto nel Bellunese, sulla Piedemontana, quindi davvero domani probabilmente saremo di nuovo in diretta per aggiornarvi. Allora, in attesa che ci sia al
telefono il generale Iannicelli. Vediamo l'incontro tra Zaia e il presidente Conte, che oggi è andato a Pellestrina, poi ha fatto un sopralluogo stamattina a Venezia ed era andato anche, dicono i suoi detrattori, per, anche per una captatio benevolentiae, a trovare i lavoratori di Taranto, dove purtroppo la situazione rimane molto, molto seria. Allora, vediamo l'incontro tra il governatore Luca Zaia e il presidente Conte. Prima il vertice in prefettura, poi il sopralluogo nelle zone più colpite dall'acqua grande, la seconda più alta della storia. È iniziata presto la giornata veneziana del premier Giuseppe Conte, che ha assicurato l'impegno del governo per risanare le ferite di una città che il sole non riesce a coprire. Già oggi la firma dello stato d'emergenza. Il Consiglio dei Ministri di oggi adotteremo il decreto che dichiara lo stato d'emergenza, ci è stato richiesto dal Presidente della Regione. E poi questo ci consentirà ovviamente di varare già le prime dotazioni finanziarie per quanto riguarda le spese di primo soccorso, le spese volte a ripristinare la funzionalità dei servizi. Subito i primi ristori, 5.000 euro a ciascun privato e 20.000 per le imprese. Questi soldi potranno arrivare subito e ovviamente saranno per ristorare i danni. Annunciata poi la convocazione del comitatone per Mose e grandi navi il 26 novembre. A breve la nomina del supercommissario per il Mose, che, ha detto il ministro alle infrastrutture Paola De Micheli, sarà Elisabetta Spitz, ex direttore dell'Agenzia del Demanio. Commissario infine il sindaco Brugnaro. In prefettura e poi a Pellestrina anche il governatore Zaia. Abbiamo parlato delle modalità, abbiamo parlato della possibilità e ho anche chiesto che siano dati pieni poteri al sindaco su questo fronte. Spero che venga accolto anche questo, limitatamente alla città di Venezia. Dopodiché ovviamente saranno tutte le intese con la regione. Mose, la partita del Mose è fondamentale a risolvere, a vedere Mose in funzione. Ricordo che questo è un cantiere dello Stato e non della regione del Veneto. C'è ancora qualche lazzarone in giro che pensa che sia un cantiere della regione. Questo era un servizio di Marta Marangonna. Intanto vediamo una notizia che riguarda un'altra catastrofe, cioè quella dell'Ilva. L'ArcelorMittal comunica il piano di chiusura ai sindacati. Il 15 gennaio sarà tutto fermo, rispetterà pagamenti delle spettanze, ma in compenso resteranno a casa 10.000 lavoratori. Tra l'altro mi diceva l'imprenditore Ivan Palasgo, quando chiudi un forno, non è che poi lo riaccendi, è chiuso e non riparte più, e c'è chi sospetta che questa possa essere stata una scelta proprio per comprare, entrare in un gruppo italiano e poi distruggerlo per eliminare la concorrenza. È una delle tante letture. Però insomma, il Mose che non c'è ancora, le grandi aziende, non solo grandi, come lei sa, anche piccole e medie qui nel nord-est che sono in grosse difficoltà. Allora, visto che colgo la battuta che ha fatto il governatore Zaia, che ha parlato di Stato. Chi è lo Stato? Il governo? Abbiamo dal 2011 a oggi cambiato 7 governi, solo 2 hanno fatto 2 leggi di bilancio, per cui noi è da 9 anni che non abbiamo governo, che viviamo alla giornata. E scarichiamo le responsabilità a destra e manca e gestiamo la politica come quando si sta allo stadio, appena eleggono uno, tutti contro, l'unico obiettivo è buttarlo giù. E a forza di buttare giù governi, i governatori delle regioni si lavano la bocca dicendo che è colpa dello Stato. Ma chi è lo Stato? Allora, siccome la Qualta è andata in regione, hanno visto da là cosa vuol dire avere il problema in casa, io mi auguro e spero che questo sia un elemento per prendersi e assumersi tutti noi le responsabilità per far sì che questo paese abbia un futuro, perché è un problema di tutto il paese. L'Ilva è 3 volte il territorio di Taranto, non stiamo parlando di una fabbrichetta, stiamo parlando di 3 città messe insieme che danno lavoro a un territorio enorme, oltre che qualificare la nostra Italia e garantire che possa mantenere ancora il secondo posto di manifattura. Oltretutto ci sono lavoratori anche a Marghera. Perché, no? Perché oggi abbiamo le nostre imprese locali che sono seriamente in difficoltà, perché loro hanno bisogno dell'acciaio e non sanno se gli ordini per ricevere la materia prima e lavorarla saranno
esauditi e questo rischia pertanto di mettere in ginocchio il sistema della manifattura nostro. Dopodiché la battuta è: se noi diventiamo terzi nella manifattura europea, chi diventa secondo? La Francia. Sì, la Francia. Quindi è ovvio che chi viene a fare investimenti in Italia dall'estero viene a farli fin tanto che ha degli interessi che portano degli utili a beneficio. Io mi auguro e spero, sia per la situazione di Venezia, del Mose, qua tutta la solidarietà. Io vengo da un paese qui nel Trevigiano, Lughignano, che per sua natura, l'acqua alta, l'abbiamo sempre avuta come i nostri amici veneziani e pertanto so cosa vuol dire nella mia infanzia avere al mattino la bella sorpresa appunto di trovarsi l'acqua allagata, anche se le nostre case, diversamente dagli appartamenti a Venezia, erano tutte organizzate in due piani, pertanto se non altro il piano superiore faceva un po' da palafitta e salvava le famiglie. Ma dall'altro canto dell'acqua non si salva nessuno e quindi servono degli interventi importanti. Guardate, per quanto mi riguarda, apprezzo l'impegno immediato che c'è stato quest'anno sull'evento Venezia, perché l'anno scorso avevo una disperazione enorme che il martedì mattina, quel 30 ottobre terrificante, dove la notte era successo l'apocalisse del Vai a Belluno, chiamavo Roma per dire l'apocalisse, qui è l'apocalisse, nessuno mi capiva, i giornali non parlavano, siamo arrivati al sabato, dal lunedì notte venendo martedì, perché a Roma dicessero apocalisse, 200 chilometri di montagna buttata per terra, 200 chilometri. Allora il Veneto è fortemente in difficoltà e adesso appunto i prossimi giorni vedremo anche cosa succede, però io credo che come veneti, senza distinzione di partiti, di colori, di provenienza, tutti sotto questa bandiera che non deve essere un orpello da sbeffeggiare in giro sull'autonomia, ma deve essere invece ricollocata alla nostra cultura, che da una parte è quella che mi conferma anche l'assessore, bravi a tirarsi sulle maniche tutti, perché quando succede un problema tutti si muovono, però se non ci sono dei progetti lungimiranti, se non aspettiamo il governo romano che ci risolva i problemi, ma tentiamo noi di fare delle proposte serie, non andiamo da nessuna parte. Sulla questione Mose, io credo e confermo che deve essere assolutamente accelerato, almeno per vedere cosa succede, con il rischio che, se aspettiamo ancora un po', diventi un sistema assolutamente obsoleto e che nel frattempo però i danni siano così importanti da non riuscir nemmeno a recuperare. E allora la domanda della cittadinanza è ovvia, che se quegli 8 miliardi li spendavamo a fare opere diverse nel frattempo, magari insomma qualcosa nel frattempo di migliore rispetto a quello che sta succedendo lo avremo anche vissuto. Bisogna avere il coraggio di evitare di scendere nella bassezza del gioco di squadra. Non siamo su uno stadio, il nostro paese è un nostro patrimonio importante. Quando si parla all'estero dell'Europa, Venezia, Parigi, Londra. Queste sono le città importanti che fanno dell'Europa una nazione che ha salvaguardato la sua storia e la sua cultura. Anche Roma, ma torno a ripetere che per i turisti a livello mondiale appassiona molto più Venezia. È verissimo. A Venezia più che Mose o Mosè serve Noè, vabbè. Qualcuno dice che per essere appunto cosa gli manca l'accento. Sì, esatto. Allora, stiamo tentando di recuperare il generale Iannicelli e c'è qualche problema con i collegamenti, ma lo avremo, credo, tra pochissimo. Prima di andare dall'ingegnere Santecarraro e da Moreno Buogo, vediamo il giorno dopo a Pellestrina, vediamo i danni, vediamo. Un giorno di tregua dopo la grande paura. A Pellestrina splende il sole, ma ovunque si guardi sono evidenti i segni dell'acqua alta che ha invaso case e negozi. Con l'acqua, come potete ben vedere, ha scavalcato il muretto, distruggendolo addirittura. Le pompe non hanno funzionato, è stata appunto una tragedia. Oggi è il giorno della conta dei danni. I cittadini cercano di recuperare quel poco che si è salvato. Adesso abbiamo tutto fuori là, buttato
Quindi l'acqua è rimasta fino a ieri sera. Fino a ieri sera. Si vede anche qua. Si vede ancora il segno dell'acqua. Fino a ieri l'acqua era. Sì, posso vedere. Sì, ieri alle 11. Ieri sera. È andata via ieri sera. E là dentro le credenze. Abbiamo perso tutto. Ora è fondamentale intervenire per evitare che si ripetano situazioni simili nei prossimi giorni, quando è atteso un ulteriore peggioramento. Adesso però è arrivato il momento di fare in modo di far funzionare tutto, sia la parte idraulica, queste pompe devono funzionare, perché è inammissibile che per 20 ore le persone debbano stare sotto acqua per 20 ore addirittura. Questo non deve più succedere. È essenziale riparare quanto prima il muretto di protezione, perché già domani e domenica potrebbe essere necessario che il muretto di protezione sia di nuovo agibile. Se così non sarà, è importante che i mezzi di soccorso, i pompieri con le loro pompe idrovore, stiano fermi in isola qualche giorno. Servizio di Francesca Bozza. Allora siamo riusciti a collegarci con il generale Giancarlo Iannicelli, che saluto e ringrazio. Buonasera generale, buonasera. Buonasera a tutti voi, buonasera direttore. Buonasera. Senta, allora qui si parla, è stato lanciato un allarme rosso, si parla di un'altra ondata di maltempo, di piogge e nevicate intensissime sulle Dolomiti, di un'acqua alta che potrebbe essere più alta del previsto, come già accaduto. Che cosa ci può dire a riguardo, generale? Beh, ripeto, dal punto di vista questo tipo di tempo è dettato ancora da una configurazione barica che non cambia. È inutile, fino a che l'alta pressione che è sull'Europa orientale, che blocca la depressione che è su di noi, la depressione continua a creare sistemi perturbati, ad amplificarli e a scaricare i propri effetti sulle nostre zone e su altre zone dell'Italia. Quindi insieme a questa depressione, ripeto, che è ancora ferma e che non si sposta e non si sposterà purtroppo perché è impedita nel movimento verso est, avremo un sistema perturbato che nelle prossime ore sta già interessandoci e quindi nelle prossime 24 ore ci porterà ancora tempo perturbato, ancora precipitazioni abbastanza diffuse, diremo diffuse dappertutto in pianura, e invece nevose in montagna, oltre i 1000 metri, 1200 metri. Voglio dire, come previsioni diamo per domani in pianura circa 45-50 litri di acqua su ogni metro quadro. Naturalmente questo in pianura, e poi precipitazioni abbondanti, nevose, sui rilievi anche a quote medie, e neve, ricordo che è pesante, ha un peso specifico molto alto perché è umida, e quindi è particolarmente, come dire, pericolosa, fastidiosa. Quindi non cambia poco. Ecco, generale, per domenica, per sabato ancora avremo un nuovo, ancora purtroppo una situazione simile, quindi con precipitazione, con qualche intervallo, ma con intensità minore, e poi per domenica dovrebbe esserci un'attenuazione, un intervallo, perché purtroppo poi all'inizio della prossima settimana, da lunedì nella giornata, comincerà un nuovo peggioramento. Andiamo bene. Tra l'altro oggi è stata qui, almeno a Venezia, una giornata di tregua, splendeva il sole. Oggi, come al solito, prima c'è il disastro e poi improvvisamente il tempo cambia. È una famiglia di sistemi perturbati, si dice famiglia, io direi una famiglia numerosa, perché continua a generare figli, quindi altre perturbazioni, quindi l'intervallo tra una perturbazione e l'altra, abbiamo addirittura questi rasserenamenti straordinari, anche perché poi l'atmosfera si pulisce. Vorrei dire che poi, per quanto riguarda, ecco, altro fenomeno, è quello che ha causato problemi, al di là della pioggia, che è l'acqua alta, dobbiamo prendere naturalmente come previsione quello dell'ufficio maree di Venezia, e dà già per domani, soprattutto per domani mattina, almeno l'ufficio marea, un'altezza sul livello medio della Laguna Veneta di 145 mm, che è qualcosa di sostanziale. Insomma, sì, sostanziale, forte. Dicevamo che l'acqua entra nel 60% delle zone veneziane, soprattutto ovviamente ai piani terra, dove le paratie fanno poco o nulla, no? Ce n'era una l'altro giorno che sopra ha scritto Mose, così per ironizzare su questa, sì, ho visto su questa tragedia. Nella tragedia, insomma, almeno non si perde il gusto della, esatto, ecco, dell'ironia. I veneziani a volte sembrano quasi rassegnati, insomma, non reagiscono, sì, neanche più, sono a volte quasi come inebetiti, nonostante i danni che abbiano
che hanno riportato. Sede generale, però vorrei capire una cosa. Volevo segnalare solo, direttore, mi metto, volevo segnalare solo una cosa, perché naturalmente non interessa a noi direttamente, ma i problemi della neve sono già evidenti nell'Alto Adige. Abbiamo tutta la Val Pusteria, la Val Badia, la Val d'Adige, la Val di Sarco, che da ieri a più di 24 ore con blackout elettrico, quindi sta creando questa neve, ha creato problemi perché ha fatto cadere, gli alberi sono caduti, hanno buttato giù le linee elettriche, è una situazione veramente d'allarme. Domani le scuole, per dire, in quelle zone sono tutte chiuse e si aspetta la nevicata abbondante delle prossime ore, quindi ecco i problemi che stanno da nord a sud, veramente sono molto, molto evidenti. Molto le chiedo, forti. Generale, un'ultima cosa, ma con questa intensità delle precipitazioni dobbiamo temere l'ingrossamento di fiumi, esondazioni, cioè domani può riprodursi una situazione simile? Io poi, per carità, come rispondono i bacini, però calcoliamo che come previsioni domani sono tra i 40 e i 50 mm, 40-50 mm sono 40, in teoria 40-50 litri di acqua, di precipitazione, che cadono su ogni metro quadro di suolo, quindi è importante. Diciamo che è abbastanza continua la pioggia, quindi sono pericoli diversi dalla bomba d'acqua, per capirci, però è continuo, quindi pian pianino va a creare problemi. Poi ricordiamo bene che il terreno è intriso d'acqua, quindi la capacità di assorbimento del terreno è critica un po', è abbastanza permeabile ormai, impermeabile ormai. Esatto. Generale, grazie molte, grazie per questa... questo collegamento. Speriamo bene, ci sentiremo anche domani di sicuro. Grazie, ecco. Generale, arrivederci, grazie. Allora, ingegner Carraro, direi di partire dalla Serenissima. Partiamo dalla Serenissima, dobbiamo ricordarci qual era il costo iniziale del MOSE, che era previsto per 1,6 miliardi, esatto, con la fine e la consegna nel 2010, esatto. E qui qualcuno dice 6 miliardi, qualcuno dice 8, siamo a 4, 5, 6 volte in più della spesa stimata. Non parliamo poi dello sbandamento temporale, perché hanno condannato forse qualcuno per le ruberie, roba del genere, ma nessuno è stato condannato per i ritardi. Abbiamo visto diversi commissari, ma sul rispetto dei tempi mi pare c'è stato molto lassismo, perché queste cose qua ce le dobbiamo dire, sì. non è che ce le possiamo scordare. Lei, per esempio, oggi, ora, adesso, sa dirmi quanti sono in cella, no, agli arresti domiciliari, quanti di quelli che hanno rubato sono in cella? Mi faccio un nome. No, nessuno. Perfetto. Allora, costava anche a me, ma ho sempre il dubbio, no? Chiedo una conferma. Sa, con l'età, però qua ci vuole una chiamata a correo anche per la magistratura, perché ha avuto un lassismo inaudito, mai visto una roba del genere. I veneziani d'antan squartavano le persone in piazza San Marco, no? Sì. Oggi magari siamo un po' più pavidi, ma io avrei legato qualche ladro lì alle paratie del Mose per negarli come i sorsi. Perché questo dobbiamo fare. Altrimenti qua sarà il 2020, 2021, 2022, avremo passerelle a non finire. La scuola peripatetica veneziana, che non c'è mai stata, c'era solo quella ateniese, ma peripatetica sì, con quel che ne segue. No? Non abbiamo speranze. Non abbiamo speranze. Se la magistratura non fa il suo dovere e non li mette in galera, dove vogliamo andare? È venuto Berlusconi oggi, ma si dimentica chi erano Chisso e Galan. Se l'è dimenticato? Sì. Quindi a cosa è servito questa sceneggiata qua? Niente, anche Conte, daremo 5.000, 10.000, 20.000, 20 milioni. 20 milioni sono niente. Delle briciole. 20 milioni li abbiamo. Cioè, è l'osso, solito osso. È la carota. Sì, li abbiamo mostrati. Sì, volano a 20.000 metri, neanche con i missili li buttiamo giù. E dopo, se vuole, parliamo di Ilva.
Ecco, l'IVA oggi perdono 2 milioni al giorno. ArcelorMittal perde 2 milioni al giorno. La gestione antecedente commissariale perdeva solo 1 milione e 6, perché l'acciaio costava un po' di più. Improvvisamente il PIL di Trump ha messo sui dazi e c'è stata una sovrapproduzione, un esubero di acciaio che non era acquistato dagli americani. Adesso facciamo due conti. Se ArcelorMittal perde 2 milioni al giorno, vuol dire che sono 730 milioni all'anno, vero? Sì. Adesso, se noi licenziamo 1000 operai che costano 40.000 cada uno, sono 40 milioni ogni 1000 operai. Se ne licenziamo 5.000, sono 200 milioni. ArcelorMittal fa 7,30 meno 200, perde sempre 530 milioni all'anno. Ma una gestione commissariale o statalizzata perde sempre 500 milioni all'anno, perché i numeri sono degli argomenti ostici, duri e puri, violenti. Non ne usciamo con, in qualsiasi sistema, quando andiamo a fare i conti, ci sono questi numeri qua. Allora, non è che a piantare cozze adesso risolviamo il problema, magari declinate al maschile, no? Lì la situazione Ilva è una situazione che è lose-lose, perdi-perdi, sia con la gestione commissariale, sia con Ilva, che nessuna azienda può essere costretta a rispettare un contratto, perché se perde 500.000 all'anno molla tutto e scappa. Allora, abbiamo parlato ieri di danni gravissimi anche sul litorale, Jesolo, Caorle, Lignano, insomma sono tutte località che sono state colpite duramente, ma c'è stata anche una frana in Val Brenta, per parlare di altre zone che hanno purtroppo sono state investite dal maltempo. Vediamo. Ci sono pareti di quasi 1000 metri, qui sopra c'è Enego e qui siamo in località Mattana di Collicello, una frazione del neonato comune di Val Brenta. Qui la montagna viene giù sempre, continuamente, ma questa notte è successo qualcosa di veramente impressionante. Un boato poco prima delle 9 di sera, quando tutti stanno ancora cenando o sono davanti alla TV. Un rumore assordante che risuona su fino a Cismon e corre sul Brenta fino a Valstagna. La montagna crolla, la gente corre in strada e la notizia arriva subito alle autorità. Poi scatta l'evacuazione di tutte le famiglie della frazione. In molti vengono ospitati da parenti e per gli altri il comune reperisce alloggi in valle. Capire cosa sia successo è però impossibile con il buio. Bisogna aspettare che sia giorno. Poi scatta il sopralluogo in elicottero da parte dei vigili del fuoco. Abbiamo fatto un sopralluogo in due fasi per verificare l'entità effettiva della situazione franosa. Da quanto ho rilevato non sembra vi siano i presupposti per continuare a evitare l'accesso alle abitazioni sottostante nella località Mattana, qui Collicello. Nei prossimi giorni abbiamo disposto, tramite il signor sindaco, un sopralluogo da parte di uno o più geologhi per verificare lo stato della situazione. Identificare l'area del distacco degli enormi massi che sono piombati sul bosco che sorge a due passi dalle case non sarà semplice e ci vorranno alcuni giorni. Una volta confermato che non c'è più pericolo, almeno nell'immediato, le famiglie sono rientrate in casa, ma lo stato della parete preoccupa l'amministrazione. Sindaco, comune nuovo, problemi vecchi. Sì, sì, problemi assolutamente vecchi, sono problemi che sono noti e che sono difficili da risolvere, perché qualcosa è stato fatto negli anni dal punto di vista della riduzione del rischio idrogeologico, ma sappiamo anche che ci sono stati dei cambiamenti climatici importanti e quindi che hanno determinato delle condizioni meteorologiche con violenti nubifragi che spesso creano pressione sulla montagna e quindi la caduta dei massi sta aumentando. Servizio di Ferdinando Garavello, io direi di Fabrizio, sentiamo anche il secondo reportage del nostro inviato con le reazioni, vediamo. Cos'è successo qui ieri sera? È un grosso boato, siamo usciti in strada e siamo guardati attorno, insomma ha fatto una roba
più del dovuto, più del solito, perché qualche sasso scende sempre ogni tanto, ma essendo anche oscuro verso le 8:30, quindi non ci siamo neanche orizzontati dove poteva essere, sentivamo schioccare degli alberi, e quindi verso le 9 è arrivato mio cognato e mi ha detto: guarda, che ci hanno detto che bisogna evacuare perché c'è pericolo. C'era il sindaco Ferrazzuoli e i vigili del fuoco, e hanno, con una lampada, monitoravano dove vedere, dove trovare questo baio, insomma. Questa è una montagna che viene continuamente giù. Sì, certo, però come quella di ieri sera, no, questa è stata forte, forte, rispetto a tante altre, insomma, è capitato ancora in altri momenti qualche sasso, ma non niente di più, insomma, invece ieri sera è stata una bella botta. Servizio ancora di Ferdinando Garavello. Allora, Moreno Buogo, un imprenditore di Nervesa della Battaglia, l'abbiamo già sentito altre volte, ha ovviamente un solido legame con l'acqua, perché ha inventato le Reef Balls. Adesso vi facciamo vedere un filmato in cui si spiega cosa sono, ma prima di far vedere il filmato volevo sentirla, Buogo, sì. Su... Insomma, lei conosce anche la laguna, ovviamente. Sì, conosco più la morfologia della laguna che il Mose. Certo. Però la laguna come dicevate, è un alimento molto fragile come Venezia. E quindi va protetto, va difeso, va seguito. Ci sono due scuole di pensiero, diciamo, lasciato com'è, ma invece... va comunque aiutato, va difeso. Venezia uguale, il Mose sono d'accordo, va completato, però va completato eliminando le criticità che si sanno, perché ormai sappiamo che sono legate soprattutto alle cerniere, quindi al non impiego dell'acciaio super duplex, eccetera. Quindi vanno eliminate, e noi abbiamo, siccome Venezia è la più bella città del mondo in assoluto, e lo dicono le guide anche ai turisti in piazza San Marco, che siamo nella più bella piazza del mondo, e quindi lo Stato, siccome è dello Stato, deve fare in modo di completare l'opera come deve essere completata, per poi non trovarsi ad avere costi di manutenzione, oppure siamo in presenza di questa situazione: se non si alzano due paratie su 70 e rotte, non va in funzione niente. Quindi noi deve essere completato, devono mettere i soldi per completare l'opera come deve essere completata. Perché noi siamo, come è stato, in grado di tirare su una barca e portarla via, aiutati anche da altri, quindi noi siamo in grado di terminare il Mose. Noi siamo andati in grado di tirare su la Concordia senza romperla, quindi noi siamo in grado di completare il Mose. Abbiamo le capacità e l'esperienza. Certo che il Mose ha dei problemi. Io oggi vedo solo un vantaggio che non si vede, questa era una cosa bellissima che vengono a vedere, eccetera. Però ha degli altri problemi che sono legati ai costi di manutenzione, che se non lo facciamo bene, tra l'altro, lievitano, perché si parlava, sentivo ieri sera, 100 milioni, è poco più dell'1% del valore dell'opera, potrebbe essere molto più di quella cifra, quindi purtroppo sono stati ipotecati gli anni per i nostri figli, nipoti, futuri, che dovranno tutti gli anni manutentare questa opera. Ecco, e questa qua purtroppo va bene, è così, non si può più cambiare. Quindi sono comunque la manutenzione, lei dice, saranno ben più di 100 milioni. Insomma, È meglio parlare di percentuale sul valore dell'opera, anche se magari il valore dell'opera può darsi che fosse di l'1-2%, 3-4%. Io l'ho visto con quello che sto facendo. Io faccio un'altra cosa, va bene, però le cose migliori sono le cose più semplici e che durevoli. Magari i romani costruivano i ponti perché durassero in eterno, per sempre. Non come il ponte Morandi. È difficile costruire un'opera, io non sono un povero giovane, non ho in mano la verità, ma oggi non si può più tornare indietro, magari allora si poteva pensare
di fare qualcosa che costasse meno, con costi meno di manutenzione, senza andare a raschiare, tirare sui cassoni, portarli via, raschiare. Cioè, questa qua è una cosa che si deve fare continuamente. Ecco, questo non è. Quindi c'è il punto a favore del che non si vede, ci sono le criticità dovute all'incertezza addirittura del completamento oggi, almeno sgombrare il campo da quel fatto, l'opera va completata, quindi sì, non c'è l'incertezza del completamento, sennò dopo ma facendo anche le modifiche, promesse, insomma, se non la completassero, facendo tutte le verifiche necessarie, chiaro. Allora, perché ci sono effettivamente le criticità. Poi torniamo da Pietrangelo Pietrangelo, però facciamo vedere cosa sono le Reef Balls, che è una parte dell'attività di Moreno Buogo. Vediamo, vediamo. Un progetto che unisce la salvaguardia dell'ambiente alla commemorazione di chi non c'è più. È il Venice Memorial Reef, barriera sommersa a protezione delle isole della Laguna Veneta, che diventa un ricordo delle persone care. I primi tre elementi del Memorial Reef veneziano sono stati da poco posizionati nelle acque antistanti l'isola di Fisolo, alla presenza dei familiari delle tre persone scomparse e di Steve Berkoff di Memorial Reef International. We're very happy to be here today with our partner Moreno. Siamo molto felici di essere qui oggi con il nostro partner Moreno e realizziamo il primo Memorial Reef di Venezia. Siamo molto emozionati perché questo è il primo d'Europa. Stiamo lavorando molto in Messico ed ora vorremmo sviluppare il progetto anche qui. Questa prima posa è una vera emozione, speriamo possano seguirne molte altre. Gli statunitensi John Krugel, Harry Daly McCann e il trevigiano Michele Pagos sono le prime persone che hanno voluto essere ricordate così, con un gesto d'amore nei confronti del mare che custodirà per sempre il loro nome. Michele ha sempre visto la morte come un passaggio, un arrivederci, non l'ha mai vista come un addio, una cosa definitiva che si fermava là. Questa continuazione è a vantaggio di tutti, perché è a vantaggio dell'ambiente, è dimostrazione di un'evoluzione delle cose e quindi anche il lutto stesso viene elaborato in maniera positiva, perché viene portato avanti un pensiero proprio di trasformazione. E questi blocchi di cemento alla fine daranno comunque vita in modo diverso all'ambiente, e per i familiari, per noi, per le mie figlie c'è sempre così un pensiero di qualcosa che sembra quasi vivo in un certo senso, non fermo lì. Il Memorial Reef infatti contribuisce effettivamente alla salvaguardia dell'ecosistema marino e allo sviluppo della biodiversità, dando vita in brevissimo tempo a scogliere vive. Ma le potenzialità del progetto sono molto più ampie, perché schiudono le porte di nuovi mercati. Io penso di più all'aspetto ambientale di questo progetto, perché vorrei contribuire a fare qualcosa di tangibile. Certamente non si nasconde che ha un indotto sia nel momento che tu fai questa cosa, quindi movimentazioni di barche eccetera, piuttosto che fiori eccetera, e poi anche nel proseguo, perché queste persone verranno a Venezia a ritrovare i loro cari. Ma dopo la posa di questo Memorial Reef a Venezia speriamo che di proseguire in ulteriori posizionamenti, magari anche cogliendo il 100% del progetto, una richiesta che ci viene anche dall'estero, di poter quindi inserire anche come usano loro fare le ceneri all'interno dei manufatti, così poter anche accogliere le volontà di fine vita di queste persone. Senta Buogo, mi viene in mente Montanelli che amava lo humor nero, no? Lo humor macabro. In questo caso avrebbe detto, beh, con l'innalzamento delle acque mi faccio mettere in un reef ball davanti a casa Venezia, tanto tra qualche anno non c'è neanche bisogno di posarla, no? Acque alte eccezionali, Venezia in ammollo totale. È interessante però, è davvero, può essere utile, diciamo, al mantenimento della laguna dal punto di vista... No, allora, con questo progetto noi abbiamo voluto cogliere due aspetti, il ricordo di chi non c'è più e la tutela dell'ambiente marino, in questo caso lagunare. Il primo muove, diciamo, le mosse da un aspetto commemorativo, cioè quindi abbiamo voluto
posso dire anche ho voluto di creare questa oasi del ricordo e del saluto per accogliere diciamo, le volontà di persone che desiderano diciamo che essere ricordate e dare anche un contributo all'ambiente. Certo. Ecco. Uno può dire io voglio essere, alcuni dicono voglio essere cremato, voglio essere sepolto qui, eccetera. Uno può dire Poi c'è un altro aspetto molto interessante, che il Venice Memorial Reef, abbiamo un'occasione unica in cui la posa di queste strutture antierosive trova un contributo economico importante da parte dei familiari dello scomparso, così da non gravare sulle casse pubbliche. Quindi, certo. E il provveditorato, ha autorizzato due progetti sperimentali, uno in fregio all'isola di Fisolo, laguna di Venezia, e uno a Petta di Bo, casone Petta di Bo in fregio, che è laguna di Chioggia. Vengo ora a magari a spiegare un po', sì. cercare di spiegare sì. l'aspetto ambientale, così da capire. Magari ci torniamo, poi dobbiamo andare avanti. Alessandro Scarpa era al corrente di questa. Sì. Dove si trova questo Memorial Reef di Venice Memorial Reef? In particolare. Siamo in fregio all'isola di Fisolo, ecco, e su questo basso fondale che siccome riceve soprattutto dai venti del primo quadrante, cioè dal Grecale o anche come è successo adesso dal secondo quadrante, dal vento di Scirocco, e lì si può sollevare notevole onda. E cos'è che abbiamo cercato noi di fare anche sfruttando le esperienze della Reef Ball Foundation? Quindi abbiamo cercato di mettiamo a test i reef ball che sono posizionati nel mondo per dissipare l'energia delle onde, perché l'onda penetrando nei fori perde l'energia. Quindi insomma fa un po' da barriera. Insomma, sì, no? Lì c'è un basso fondale dove i venti sollevano diciamo i primi strati del piano sedimentario, i sedimenti, quindi noi posizionando questi reef ball, questa sorta di mezzaluna che potrà cogliere una cinquantina di moduli, cerchiamo di frenare, di contenere questo fenomeno. Allora, è molto interessante, un MOSE funzionante sarà una grande attrazione turistica, per cui si autofinanzierebbe una parte del costo per la manutenzione. Ci sono tante. Allora, prima di tornare da Pietrangelo Pettenò, Fabrizio, vediamo cosa dice a proposito di turisti l'assessore al turismo Federico Caner. Vediamo di cosa si tratta, grazie. A Venezia, dopo la quarta eccezionale dell'altra sera, comincia la conta dei danni stimata in milioni di euro. Coinvolti con il capoluogo anche Chioggia, il Lido, Pellestrina e tutti gli stabilimenti balneari che sorgono lungo gli oltre 100 chilometri di costa veneta, Carole, Jesolo, Bibbione in testa, immancabili i danni anche al turismo. Dal mio punto di vista come assessore al turismo, penso che importante sia la gestione dei flussi turistici un domani, perché questa al netto della risoluzione di determinati problemi, come possono essere appunto l'acqua alta, è anche la delicatezza della città, che anche venisse risolto quel problema, comunque continua a essere invasa da turisti. Rimboccarsi le maniche e aiutare chi ha perso tanto o purtroppo tutto nella drammaticità del fatto. E i turisti, eccoli, immancabili immortalarsi con l'oramai consueto selfie. Per loro la disperazione dei veneziani si tramuta in sorpresa, divertimento e a tratti anche ovvietà. C'est naturel pour Venise, c'est naturel. È naturale per Venezia. È l'acqua, la pioggia, gli eventi atmosferici. È un danno per il turismo perché tutti i negozi sono chiusi, ma vabbè, è la stagione, dice questa turista francese. Servizio di Anna Maria Parisi. Allora, Pietrangelo, tra l'altro parlavamo ieri del referendum del primo dicembre per separare Venezia da Mestre. Come andrà questa volta? È la quinta volta che si vota. Unionisti, separatisti? Non lo so, perché è chiaro che la sfida è al quorum. Cioè non credo sia difficile, ma in questa situazione ovviamente è ancora più complicata. La interrompo un attimo perché c'è un problema con il microfono, ma adesso arriva, le diamo un gelato tra...
Tra pochissimo. Allora, domani c'è una c'è preoccupazione anche a Vicenza. Fabrizio, vediamo se non è un problema la questione di Vicenza sul maltempo, che stanno appunto cercando di capire che cosa si dovrà fare in vista di questo del maltempo di domani. Vediamo, è il numero. In queste ore è tornato a spuntare il sole, il tempo di tirare il fiato per quei territori devastati nelle scorse ore dall'ondata di maltempo. Il tempo di uno spiraglio di sole, perché già nelle prossime ore una nuova perturbazione si abbatterà sul nostro territorio con un nuovo allerta meteo già dalle ore della serata, ma soprattutto nel fine settimana, e che coinvolgerà anche Vicenza e il Vicentino. Le preoccupazioni non mancano e l'eco di quanto accadde nel 2010 rimane nella memoria di tutti. Ci sono delle condizioni che fanno richiamo a quanto accadde nel 2010, in particolare i venti e la presenza di neve in montagna, molto prematura rispetto ai tempi normali, e la preoccupazione giustamente del governatore Zaia è quella di attenzione, attiviamo i meccanismi di emergenza pronti a intervenire, quindi è un'azione preventiva. L'invito ai cittadini è di tenersi aggiornati attraverso il sito del comune, ma anche con i social, attivo il servizio SMS di allarme, per il quale però è necessario registrarsi mandando un messaggio SMS con il proprio nome, cognome, indirizzo al numero 392-73-38-475. In caso di emergenza, gli iscritti al servizio riceveranno informazioni sull'evoluzione della situazione. Intanto, nel tardo pomeriggio, l'amministrazione ha convocato i soggetti della Protezione Civile per fare il punto sull'organizzazione ed ha già messo in campo alcune azioni. Stiamo procedendo già con la pulizia di alcune griglie presenti dove ci sono dei piccoli torrenti, dei piccoli fiumiciatoli affluenti poi dei fiumi vicentini, e in maniera tale da non avere sorpresa all'ultimo secondo. E stiamo preparando nei magazzini sacchi che possono essere utili in caso di emergenza, con la speranza di non utilizzarli. Sindaco Rucco, al microfono di Gabriele Abbasso. Assessore, lì il Bacchiglione è un po' lo spauracchio, no? Cioè, sì, il Bacchiglione principalmente, come diciamo, canale principale, ma abbiamo anche soprattutto grosse problematiche e i bollettini che ha emanato la Regione del Veneto da questo punto di vista sulla rete secondaria, quindi lo diciamo ai cittadini che principalmente sull'asta del Bacchiglione, nonostante ci sia un livello di attenzione che è arancione, quindi è vicino al rosso, ma è arancione, quindi siamo abbastanza tranquilli per la rete principale, siamo invece preoccupati per la rete secondaria che dà effettivamente il segnale rosso e quindi è un segnale di attenzione. Abbiamo attivato come comune, questa sera abbiamo fatto una riunione organizzativa con tutti i capi settore del comune, c'è stata anche contemporaneamente una riunione convocata per il prefetto che però lì riguarda tutta la provincia di Vicenza. Domani mattina, in via del tutto, diciamo così, preventiva e di prevenzione, appunto, apriremo il COC, che è il centro operativo comunale, dove valuteremo, diciamo così, l'evolversi della situazione. Viene attivato appunto non perché ci aspettiamo dei danni importanti, sì, domani mattina, scusate, ma perché dobbiamo monitorare la situazione, che nella serata di domani ci evidenzia, diciamo così, una situazione peggiorativa. Attenzioniamo anche poi i giorni successivi, perché sembra, come diceva giustamente meteorologo prima, esserci una situazione critica anche lunedì, inizio settimana prossima. Questo significa che l'accumularsi di quello che accadrà domani con gli eventi che ci saranno inizio settimana prossima ci fanno, diciamo così, stare con le antenne alte, perché il rischio effettivamente è importante. Neve in montagna, vento di scirocco, pioggia in pianura, quindi tutte situazioni che si sono già verificate nel 2010, ma che però, questo devo dirlo per fortuna, anche grazie alle opere che si sono fatte post alluvione nel 2010, e questo dobbiamo dire che c'è un Veneto che funziona, perché raccontiamo in queste ore purtroppo l'inefficienza del MOSE, ma post 2010 la Regione del Veneto ha messo in campo milioni e milioni di euro di investimenti che ci hanno permesso già lo scorso anno di evitare che tempesta Vaia fosse una disgrazia ancora più ampia, e che grazie, diciamo così, a questi interventi, soprattutto sulle casse di laminazione per quanto riguarda il Vicentino, ci mettono al sicuro rispetto alle aste principali. A Caldogno in particolare. Assolutamente, no? Cioè, è una specie di lago artificiale. Dovreste vedere dove viene convogliata l'acqua in caso di precipitazioni intensissime, quindi viene raccolta lì e non inonda la città. Allora vediamo Corriere delle Alpi, a proposito di allarme,
maltempo, domani scuole chiuse e passi off limits per pericolo valanghe. Attenzione, ma chi si deve mettere in viaggio, insomma, bisogna fare molta attenzione anche a cadute massi come quella avvenuta recentemente sull'Alemagna tra Dobbiaco e Cortina d'Ampezzo. Sei al volante e t'arriva, può arrivarti addosso una roccia, insomma, quindi bisogna fare attenzione. Pietro Petenò, torniamo a Venezia, vogliamo parlare di questo referendum? Ma il referendum, ho visto tanta gente allarmata, insomma, sì, chi si spaventa, oddio, cosa succede? Sì. Io non affronterei senza un dramma, cioè, vuol dire, ci va a votare, se va a votare, se chi è convinto per il sì e per il no, e sono tutti plausibili. Ha proposto l'astensione. Ed è l'unica posizione, insomma, a parte quella di Brugnaro, la propugnano in tanti, è l'unica posizione che non capisco, cioè, nel senso che non posso giustificarla, non la condivido, non la giustifico, perché è un pericolo per la democrazia. Io credo che già gli italiani si stanno disabituando a votare e incentivare questo clima di non votare, perché così non si raggiunge il quorum, che è l'artificio per... Sì, fa una battaglia convintamente per il no, per il sì, non è certo. Questo. E comunque sì, anche se vince il sì, non succede una catastrofe, certo. Cioè, vuol dire, non siamo, per c'è fortuna... C'è una suddivisione amministrativa. Va bene, cioè, sì, c'è una suddivisione, certo. Può piacere o non piacere, certo. Ci sono tante motivazioni sia per il sì che per il no, cioè, purtroppo non si può più dire, come si diceva qualche anno fa, non si può dividere Mestre da Venezia, perché ci vuole la città metropolitana. Cioè, hanno fatto la città metropolitana, è vero che è finta, cioè, però basta funzionarla, farla funzionare davvero, farla diventare un'entità che non sia solo il cambio di nome da provincia di Venezia con il sindaco di Venezia che fa il presidente della città metropolitana, si eleggono il presidente, si fa una bella riorganizzazione, sperando che qualcuno si penta di aver fatto una scemenza nella chiudere le province, però città metropolitana c'è un ente sovraordinato, eccetera. Un comune in più, cioè, si interrompe la continuità tra Maestra e Venezia, cioè, ma sì, certo, ma si governa insieme, cioè, certo. Vuol dire, non è che... Adesso cosa succede? Cioè, se vince il sì e si fa il comune di Mestre e il comune di Venezia, e le due amministrazioni trovano un accordo per governare il territorio. Quanti esempi ci sono del genere? Cioè, non vedo un dramma. Cioè, casomai va fatta bene, cioè, questo è il problema. Certo, quindi certo. Il referendum, adesso, al di là di questo, che io sono sempre stato un convinto sostenitore del no fino a qualche anno fa, io sinceramente non trovo più le ragioni per fare una campagna per il no, lo dico francamente. Non lo trovo, perché... Credo che stia ed è cresciuta, e c'è quello che avverto in questo territorio, la necessità di ricostruire una classe politica nuova, fatta di giovani che hanno entusiasmo di occuparsi del territorio. E non lo puoi più fare con quelle incrostazioni che la città di Venezia si porta indietro da decenni. La vicenda del Mose e la vicenda della gestione della città, come ha aperto lei e poi si dice, è questo. Secondo me... L'unica cosa che l'acqua alta dovrebbe spazzare via è la classe politica veneziana. Dovrebbe spazzarla via, ma non farla più trovare. E dovrebbe rinascere da questo tsunami una nuova classe politica. Io vedo fra chi si impegna sia per il sì che anche per il no, per chi si impegna perché vuole vedere da vicino la cosa pubblica, toccarla con mano e gestirla, vedo una voglia di impegnarsi. Ed è il fatto per cui io credo sia positivo questo referendum. Per questo motivo. E la difesa sono come le cozze, cioè adesso non faccio distinzione destra, centro e sinistra, parlo in generale, sono come le cozze che si attaccano a quelle maledette paratie, questa classe politica veneziana. Cioè vengono a spiegarci che è ingiustificabile che ancora non funzioni il Mose, quando sono quelli che sono responsabili del ritardo. Cioè, ma scusate, ma si può ancora continuare a sentire queste cose senza indignarsi? Non vanno spazzati via con l'acqua alta, ed sarebbe l'unica cosa salutare di un'acqua alta eccezionale, a spazzare via questa politica, questa classe politica, questo modo di fare fariseico, proprio fariseico. Cioè, uno può dire tutto il contrario di tutto, può fare per 10 anni quello che... E dopodiché viene qua e dice, ah, com'è questa storia? Ma cavolacci! Un miliardo, ha detto Pier Giorgio Baita, uno che se ne intende, ha detto che il Mose dai 4 miliardi e 9 bisogna aggiungersi 1 miliardo. Non fatto di tangenti, fatto di tangenti più tante altre spese al consorzio che le gestiva in modo clientelare, che vanno fuori dalle opere. Allora questo miliardo, viva Dio, cioè ancora nessuno oggi ha coraggio di dire che questa è una cosa drammatica
e che chi viene qui ed è stato responsabile, centro, destra e sinistra, perché guardate che ce n'è dentro di tutti, imprenditori, magistrati, finanzieri, giudici, no? Tutti quelli che c'erano dentro andrebbero spazzati via, non coi patteggiamenti, spazzati via. Non si può assistere che si riciclino quei politici là. Quei politici là vanno cacciati a pedate nel sedere da Venezia e dal nostro territorio, perché solo così si fa piazza pulita e si può ripartire. Se non c'è fiducia, se i giovani non trovano fiducia su questo e ti dicono ma tanto, cosa succede? Chi aiuterà a rivivere una città? Cioè, questo io vedo. Cioè, il referendum per me è utile per questo. Certo. E poi è davvero un cardine della democrazia. No? Si vota, referendum. Si vota, vince no? Sì, vince no. L'unica cosa, ripeto, che vince, non vince, posso tollerare è chi in maniera convinta e militante dice non si va a votare. Sì, ma non lo condivido, non posso condividerlo. Indipendentemente che se lo dica Brugnaro, lo faccia sul referendum, chiunque l'abbia detto. Devo anche dire, parentesi, mare, no? Che non sono mai finiti molto bene quelli che hanno predicato questa cosa, dell'astensione del voto, basta ricordarsi. O dell'andate al mare. O andate al mare. Allora, torniamo un attimo alle scene apocalittiche dei giorni scorsi. E qui sono le imbarcazioni affondate, e qui sono due dei vaporetti che sono affondati davanti a Sant'Elena, proprio a due passi dall'Istituto Morosini. Sant'Elena, gravi danni anche alla vegetazione, alberi davvero caduti come birilli. E per fortuna sono barche che erano ormeggiate, non erano in navigazione data l'inclemenza del tempo, e quindi non ci sono state vittime, però hanno rischiato la vita tanti addetti della CTV, anche motoscafisti che hanno visto le onde distruggere le loro imbarcazioni, quindi hanno tentato di metterle al riparo. Però queste sono le immagini. Proprio qua vicino, negli anni 70, quasi nello stesso punto, un neverino, una tromba d'aria, sollevò un vaporetto, lo sollevò per una ventina di metri e poi il vaporetto precipitò e morirono 20, 22, 23 persone. Fu una vera e propria tragedia. Sì, sì, lì vicino, un'edicola spazzata via, dicevamo, alle zattere. Il proprietario dell'edicola era dentro l'edicola, tentava di recuperare probabilmente quanto era all'interno. A un certo punto ha sentito l'edicola oscillare e ha deciso di uscire, ha fatto appena in tempo, perché sennò finiva in mare dentro l'edicola. E vabbè, queste sono sempre immagini dei due vaporetti affondati. Allora, Cinzia Bonan è d'accordo con Pettenò su questa lettura della classe dirigente, che non riguarda solo, si può fare un discorso allargato ad altri settori, ad altre regioni. Beh, sicuramente non posso, appunto, dargli, l'ho appena detto anche prima, non posso dargli torto, perché è una classe politica che gira, ma poi appunto rimane o da una parte o dall'altra, o l'opposizione o in maggioranza, ma sempre dentro a quel conclave stanno, mettendo poi anche in difficoltà appunto i giovani che tentano di farsi spazio, perché trovano i mose, in quel caso sono tutti alti con le paratie ferme per non far passare nessuno. Là il mose funziona, infatti. E visto che mi ha dato la parola, interrompere prima i vostri ragionamenti, però appunto volevo fare un'osservazione a quanto è stato detto qui dal nostro ingegner Carraro, che dalla parte dell'imprenditore ha perfettamente ragione, i suoi conti sono perfetti. Dalla parte della sindacalista io dico che, allora, l'Ilva, dagli ultimi dati che ho, complessivamente sono quasi 15.000 dipendenti. Se anche decidessimo di fare un accordo dove intanto riduciamo con i 5.000 che hanno messo sul tavolo, sono 5 milioni al mese che passa il governo per pagare gli ammortizzatori sociali minimi, per lasciarli a casa a fare i disperati e magari andare in mano alla malavita e fare anche altri danni. Allora io dico, spendiamone la metà, anzi meno della metà, e mettiamo là delle risorse perché stiano a lavorare intanto per la loro dignità e delle loro famiglie e dei loro figli, e dopodiché bisogna fare degli interventi seri.
Io credo che oggi, oltre ai politici, dobbiamo anche far assumere un po' più di responsabilità anche alle nostre imprese e alle nostre banche, perché non si può continuare a mettere i soldi in finanza e dopo vediamo i fondi che vengono a comprare le nostre aziende, dopo un anno però giustamente i fondi di investimento o hanno un guadagno, se no vanno a casa anche loro. Quindi abbiamo tanti piccoli imprenditori che stanno facendo di tutto e di più sani. Abbiamo una parte furbetta che i soldi li sposta. Io credo che una responsabilità della nostra imprenditoria, della nostra politica per salvare le nostre imprese e per dare un futuro all'Italia che non sia la nuova Disneyland del 2050, quel che resta, va assolutamente preso in mano con serietà. Io mi auguro e spero che ci sia appunto qualcuno, e qua è inutile dire è il governo che deve farlo, per cui lo Stato siamo noi, ma il governo è chi è dentro a Palazzo Chigi e deve assumersi delle responsabilità per decidere se i soldi li perdiamo da una parte oppure perso per perso cerchiamo con gli stessi soldi di vedere in maniera lungimirante e tentare di far sì che questi diventino un investimento produttivo e non una perdita secca. Beh, però fino adesso, scusate, cioè, il dato critico rispetto alla politica dei giovani e meno giovani, che al governo purtroppo, per me, lo dico da leghista, diciamo così, no? Abbiamo una classe dirigente che effettivamente è giovane, ma che sulla partita dell'ex Silva di Taranto ha prestato il fianco, magari, non so, ArcelorMittal andava via a prescindere, ma quando hanno negato lo scudo penale su bonifiche, che tra l'altro sono responsabilità, diciamo così, nostra, italiana, se vogliamo dare un colore a quello che abbiamo fatto, e il Movimento 5 Stelle del tutto, dal punto di vista, diciamo così, ideologico, punta i piedi e dice no allo scudo penale sulle bonifiche, dà il lato all'azienda di dire beh, ma se non ci date lo scudo penale perché non sappiamo cosa avete combinato lì per anni, noi ce ne andiamo. Lì c'è una responsabilità inevitabile della politica, che deve assumersi sì diciamo così, l'onere di decidere, ma in questo caso hanno scelto in maniera sbagliata e stanno mettendo sul lastrico migliaia di famiglie, ed è la guerra dei poveri. Ma è la guerra dei poveri. L'azienda va salvata. Che nemmeno la multinazionale lo dice, cioè nemmeno dice questo, ovviamente. Anch'io sono d'accordo che forse ci sono tanti modi per tentare, prima, non adesso, anche prima, di salvare la situazione, e quella di non farsi mettere all'angolo degli sciagurati di imprenditori multinazionali, perché sappiamo quelli ragionano. Però voglio dire, quindi ci sono scudo penale è una cosa delicatissima, io capisco, quindi ci sono delle obiezioni non solo delle 5 Stelle, anche di tanti altri su questo, ma ci sono modi e modi per farlo. Quindi ovviamente tu contratti con chi vuole davvero investire e fare il risanamento ambientale, contratti o verifichi le condizioni per una non punibilità di alcune, perché poi quello è il problema, ma non in generale, lo fai su quella cosa lì, ma in maniera puntuale. Ma è già così. Ma lo devi fare, però non è che già così. Se però se quei lavori non li di risanamento dell'alto forno non lo fai entro una certa data, non è che finisce come il Mose, dopo tra è tre anni che questi vanno via. Lo scudo penale deve essere anche un elemento che garantisce il governo di controllare gli interventi di bonifica del territorio. Tu devi capire, è ovvio che non deve essere dato tout court, ma deve essere dato ovviamente dando parallelamente continuità a quella che deve essere una bonifica del territorio, che deve essere fatta a prescindere, perché se la chiudiamo l'inquinamento resta tutto là. Allora la natura ha fatto danni in poche ore, turismo indiscriminato, grandi navi, negozi di souvenir cinesi, ristoratori, imbroglioni, eccetera eccetera, in modo subdolo e lento saranno peggio. Allora adesso torniamo dall'ingegner Carraro, però prima vediamo l'assessore alla cultura della regione del Veneto Cristiano Corazzari e Graziano Azzalin del Partito Democratico, che commentano i danni del maltempo.
I danni sono enormi, abbiamo la maggior parte delle cavane, che sono le case che i pescatori utilizzano per il rimessaggio delle attrezzature di pesca e dove fanno la trasformazione, la prima trasformazione del prodotto raccolto, che sono distrutte, affondate. Molte di queste erano appena state ristrutturate e ripristinate dopo la tempesta Vaia, e quindi immaginate queste persone che non appena si sono risollevate da una tragedia si ritrovano nuovamente in questo incubo. Abbiamo gli orti distrutti, i pontili distrutti, le barche affondate, ci sono persone che hanno perso tutto. È già stato chiesto lo stato di crisi, il presidente Zaia l'ha già dichiarato, è stata chiesta anche la dichiarazione di calamità nazionale. Questa sicuramente il governo guarderà, dovrà concedere questa situazione. È opportuno intervenire subito e mettere in condizione un settore che è fondamentale non solo per le cittadini del luogo ma per tutta l'economia veneta a riprendere a pieno regime. È chiaro però che occorre fare un ragionamento sul tipo anche di investimenti che occorre fare per mettere in sicurezza quelle che saranno le future cavane, i futuri capanni, anche diciamo dove mettono le attrezzature, le barche e quant'altro, perché da questo punto di vista occorre fare i conti non tanto con eventi atmosferici che non si ripeteranno se non tra 100 anni. La frequenza è annuale, quasi annuale, quindi occorre ragionare rispetto a fenomeni che sono continuativi e non possiamo più ignorarli. Avete visto i gravissimi danni anche in Polesine, sul delta del Po, di questo parlavano a Corazzari e a Salini. Ingegnere, allora? Sull'Ilva, se si nazionalizza, dobbiamo dire ai cittadini, cari cittadini, dobbiamo tassarvi per ulteriori 730 milioni all'anno. Come avete mantenuto l'Alitalia per 10 miliardi, adesso c'è questa nuova via crucis da portare. Se voi siete convinti che questa è la soluzione, procedete in quella strada. Secondo me no, non è questa la soluzione. Tenete presente che ArcelorMittal ha chiuso anche Polonia, sta chiudendo anche da altre parti. C'è una eccedenza di acciaio in Europa di 450 milioni di tonnellate. L'Ilva vale 6 milioni di tonnellate. Non penso che riusciamo a salvarla. Noi vogliamo salvare dei posti di lavoro, ma se questi posti di lavoro sono un costo per la collettività, io dico di no. Ma siccome tutto è nato per questa norma che ha tolto lo scudo penale... Ma no, ma i conti non stanno in piedi, signora, i conti non stanno in piedi comunque. Dopo discutiamo dello scudo penale, come farlo, come cesellarlo, ma dopo i numeri sono sempre là, e come la forza di gravità è sempre in agguato, non c'è scampo. Alessandro Scarpa, sei un bravissimo amministratore, continua così. Aurora Soranzo, che salutiamo, una bellissima attrice. Dobbiamo andare in pubblicità, poi ripartiamo proprio da Alessandro Scarpa. Torniamo subito, tra pochissimo. Eccoci di nuovo in diretta, 23:02, attenzione, l'apocalisse a Venezia per il maltempo, ma domani nuovo allarme rosso, non soltanto a Venezia, anche nella fascia pedemontana, sulle Dolomiti, ecco il titolo del Corriere del Veneto, allerta rossa in tutto il Veneto e scirocco a Venezia, acqua alta prevista 145 centimetri, che è già alta ed entra in tanti appartamenti, tanti esercizi commerciali, sperando che non vada oltre, questo limite è già molto consistente. Vediamo anche Venezia in ginocchio, due morti, Conte stanziati i primi 20 milioni, e in questa foto i ragazzi dei gruppi di volontari che aiutano nella pulizia di Venezia. Sono tanti, sono i cosiddetti angeli del fango, eccone qui degli altri. Allora i ragazzi, Alessandro Scarpa, danno un bel esempio, no? Spesso, anzi più delle volte se ne parla per problemi di droga, di alcol, di cronaca nera, di incidenti, e poi invece si parla poco di quello che di buono fanno, no? E fanno tanto. Giusto, sì. C'è bisogno appunto di nuove generazioni, come si diceva prima, una classe politica nuova, giovani,
persone poi anche radicate sul territorio, persone che sono nate in quel territorio, che conoscono quindi le zone, una politica fatta di amore verso la propria gente, cioè persone che possono rappresentare i cittadini, che non tradiranno mai i loro amici, che sono legati al territorio e che poi hanno anche conoscenza. Vedi l'esempio del mio caso, delegato del sindaco alle isole, perché? Perché è nato su un'isola di Venezia, perché conosce la laguna, conosce la pesca, conosce i trasporti della laguna, il mare, quindi ci vogliono persone appunto di questo tipo. Come diceva il direttore, è importante anche appunto poi il volontariato, abbiamo visto anche molti articoli di fotografie di persone, ragazzi giovani, studenti che si sono messi addirittura a ripulire Venezia, a fare del volontariato, di quello che abbiamo bisogno di queste nuove generazioni, di persone giovani che amano il territorio. Io nel mio caso ringrazio anche le persone che fanno i complimenti, sono venuto qua per testimoniare quello che è successo a Venezia, i momenti di paura a Pellestrina, la tragedia di Pellestrina, che è stata l'isola più colpita, però mi fa piacere anche appunto partecipare a questo dibattito, mi fa piacere appunto stare con voi, ricevere anche dei complimenti. Nel mio caso addirittura provengo da una famiglia di pescatori, mi sono ritrovato a fare il consigliere comunale, votato in un comune di una città più bella del mondo che è Venezia, figlio di una famiglia di pescatori, quindi forse è quello che vuole la gente, vuole il rappresentante che è radicato sul territorio, che conosce il territorio, e di questo a mio avviso che abbiamo bisogno. Poi che si chiama di cognome Scarpa o Baccialli o Petenò, quello non importa, l'importante è che sia appunto persone del territorio. Grazie comunque. Ma ci mancherebbe altro. Sentiamo, visto che abbiamo parlato tanto di Pellestrina, con in regia Fabrizio Bazzoni, con Alberto Piovesane e Nicoletta Rizzetto. Vediamo il figlio della vittima, l'unica vittima, perché l'altra vittima è stata morta per un infarto, si presume che può non essere legato insomma al disastro, ma comunque vediamo il figlio della vittima di Pellestrina. Ha gli occhi lucidi ed è ancora scosso. Tutta l'isola di Pellestrina, una comunità di circa 3.500 residenti con 1.500 famiglie, si è stretta attorno a lui. Parla Irenio Scarpa, artigiano locale e figlio dell'anziano muratore che ha perso la vita. Staccare una spina e ha perso la vita così, all'improvviso. E un'altra persona a Pellestrina lo stesso è successo, insomma era dentro casa, è sceso giù dalle scale e all'improvviso ha messo il piede proprio giù, perché era al piano superiore, ha messo il piano a piano terra e all'improvviso è scattato il salvavita, altrimenti era un'altra persona che moriva sul colpo. Una tragedia, ma già il cuore in gola per quello che potrebbe succedere domani sera con la prossima mareggiata. Ma circa 10-15 centimetri, ma ieri abbiamo lavato tutto, abbiamo sistemato tutto e quindi anche l'associazione Confartigianato ha mandato Federico che ha in sede l'ufficio al Lido e abbiamo dato una bella pulita e adesso ci prepariamo per la seconda ondata. L'isola si sta organizzando per stare vicina il più possibile con varie iniziative alla famiglia così duramente colpita. Il delegato del sindaco Alessandro Scarpa Marta, dal canto suo, si è immediatamente messo a disposizione. Nella corsa di solidarietà di tanta gente, da segnalare l'iniziativa della Proloco dell'Ide Pellestrina, che sabato mattina, dalle ore 9 alle 13, allestirà un gazebo in Gran Viale al Lido davanti a Piazzetta Lepanto per raccogliere elettrodomestici e beni di prima necessità da donare alle tante famiglie che in questa tragica quarta eccezionale hanno perso tutto. In caso di maltempo, l'iniziativa si terrà in patronato a Santa Maria Elisabetta. Servizio di Lorenzo Maier, Alessandro Scarpa è qui, voleva aggiungere. Sì, Scarpa. Sì, volevo aggiungere, al di là delle condoglianze alla famiglia, siamo tutti vicino alla famiglia, pronti ad aiutarli in qualsiasi modo. E volevo anche aggiungere che molte persone, purtroppo, decine e decine di persone, si sono trovate in quelle ore, purtroppo, con l'acqua alta circa mezzo metro in casa, costretti a staccare le spine. Un po' anche poi l'emozione, la paura, che in certi momenti non capisci più nulla, ve lo posso assicurare. E purtroppo, quindi, è andata bene perché, sinceramente, poteva capitare di peggio, perché ti viene l'istinto di toccare la spina, di staccare la spina del frigorifero, di fare in modo di salvare il possibile, ma poi sono pochi secondi, è arrivata questa bomba d'acqua in pochi minuti e quindi l'isola è appunto allagata. Appunto concludo dicendo
buone queste iniziative, quelle della Prodoco, ma di tante altre persone che fanno solidarietà per cercare di stare vicino alle famiglie, in questo caso che hanno perso tutto, sono visti perdere, dopo una vita di sacrificio, di lavoro, in pochi minuti si sono visti perdere tutto. Quindi siamo tutti vicino alle famiglie dell'isola di Palestina e quindi di conseguenza anche delle altre isole e di Venezia Senso Storico. Hanno fatto i furbi, non è colpa di Berlusconi, provare a essere onesti, rovinati da uno che diceva ladro a Silvio, invece era lui il ladro, mandatelo grazie. Noi li mandiamo sempre, se compaiono lì, li mandiamo. Un altro sms, non so se è passato, lodava l'onestà e l'integrità dell'imprenditore Sante Carraro, che è qui con noi in studio. Allora, chiudiamo, abbiamo ancora qualche minuto, vediamo danni ovviamente sulle rive di Venezia, no? Soprattutto le rive degli Schiavoni, ma anche le altre, per esempio sono state danneggiate le varie società dei canottieri, vediamo. Il maltempo di martedì sera ha colpito anche la canottieri di Mestre, non tanto per l'acqua alta come invece accaduto lo scorso anno con la tempesta Vaia, quanto per il fortissimo vento. I danni maggiori li ha subiti il pallone del tennis. Guardate, questi pali di ferro sono stati completamente divelti. Quest'anno fortunatamente, forse perché li abbiamo anche rinforzati, i pontili hanno tenuto. Invece purtroppo quello che c'è stato, l'acqua è arrivata fino dentro gli spogliatoi della nostra palazzina, però salvo qualche barca che è stata rovesciata, ma niente di particolare, il danno grosso è stato del vento. Un disastro, era sui 53-55 nodi, abbiamo visto quindi oltre i 100 km all'ora. È durato fortunatamente poco, perché io lo tenevo controllato con un'app che c'è qua con la stazione meteo, però è stato veramente devastante. Abbiamo tre palloni, di cui uno singolo, che fortunatamente è il più recente, non ha subito danni, mentre ha subito grossi danni è il secondo capannone, che copre due campi. La prima botta l'ha avuta praticamente quando il pallone ha ricevuto l'impatto del vento, praticamente è andato giù. Andando giù si sono spaccate diverse lampade. Praticamente si è squarciata, come dice, si è squarciato il pallone all'altezza della porta. Questa è una porta di emergenza, anche lì, vedi, sotto lì. Ma il danno poi, che praticamente è quello che dà l'idea di quanto forte era sto vento, tutta la struttura, vedi, la struttura è collegata al pallone con dei tubi di ferro, li ha divelti completamente, non ci sono più. A quanto ci vorrà più o meno per farlo tornare, per rimetterlo in sesto? Per rimetterlo in sesto noi pensiamo che nel giro di una settimana riusciamo a tornare alla normalità. Servizio di Ilaria, Marchiori, poi vediamo anche la Querini Stampaglia, altri danni. Moreno Buogo, le Reef Ball, i Memorial Reef Ball, ricordo quando lei appunto ambiva a farne uno in laguna e poi alla fine ci è riuscito. Che altri progetti avete? Cioè, ne fate altri memorial? C'è un'altra, anche la Liguria è molto interessata a questo tipo, però io volevo farlo per i Veneti, per i Trevigiani, certo. E per Venezia, perché credo che possiamo fare qualcosa sia per le persone sia per la morfologia, certo, della laguna. Ricordiamo chi non avesse seguito a farsi seppellire in mare, no? Laguna. Insomma. Abbiamo in previsione il prossimo posizionamento aprile 2020, abbiamo già un tedesco, abbiamo già delle persone interessate, la vedova di questa, che tra l'altro vorrebbe anche, siccome venivano spesso a Venezia in gondola, vorrebbe anche un passaggio lungo un canale, lei farebbe il canale grande, il suono del violino, eccetera, vedremo, speriamo di arrivare allora con l'ok, perché vuole comunque l'inserimento delle ceneri questa signora. Sta prendendo piede, insomma, questo tipo. Lo faremo comunque con la bella stagione ad aprile. Bene, parleremo ancora, ovviamente, quando si mettono i bus elettrici a Lido e a Palestrina, promessi da questo novembre, brevissimo, Scarpa.
Sì, sì, grazie direttore. E vedi, visto questa trasmissione sta diventando interessante, informativa e nasce un bel dibattito. Quando si mettono i bus a Lido Palestina c'è già una delibera di giunta, già approvata, quindi ci sono già i fondi, è già partito il progetto appunto che vede i bus elettrici nell'isola del Lido di Venezia e Palestina, quindi le due isole saranno percorribili con questi autobus elettrici. Via tutti quanti i vecchi autobus con motori, con diesel, inquinanti, eccetera. Qua appunto chi ne va a beneficio? Ne va a beneficio l'ambiente e la salute di tutti noi, delle nuove generazioni. Quindi a questo, complimenti anche a questa persona che ha scritto appunto questo messaggio, questa domanda, in modo che abbiamo potuto affrontare questa tematica. Fra qualche mese appunto partiranno i lavori, perché addirittura è già partita anche la gara d'appalto e quindi ci saranno le quattro ricariche, tre al Lido di Venezia, una ricarica elettrica a Palestina, di questi autobus che viaggeranno in modo elettrico in queste due isole. In via sperimentale, se poi questo funziona, verrà fatto in tutto il territorio, quindi anche nella terraferma veneziana. Grazie. Bene, grazie Alessandro Scarpa. Allora vediamo i danni a Venezia. Insomma, avete sentito alla Fenice, ovviamente non è praticabile per diversi giorni, gravi danni in Basilica San Marco e anche alla Querini Stampaglia, oltre che a Capesaro, dove c'è stato anche un incendio. Vediamo la Querini Stampaglia. Siamo sul centinaio di mila euro assolutamente e stanno emergendo piccole cose. Gli ascensori sono stati completamente sommersi e non li ho ancora ripristinati. La violenza dell'ultima acqua alta non ha risparmiato neppure parte di libri, attrezzature e arredamenti della Querini Stampaglia, la storica fondazione veneziana nata nel 1869 col compito di promuovere il culto dei buoni studi e delle utili discipline. Di fronte all'eccezionalità di 187 centimetri, poco hanno potuto i sistemi di difesa messi a punto nel corso degli anni. Tutto il piano terra è stato completamente allagato, pur essendo stato restaurato negli ultimi 30-40 anni e portato ad un'altezza di 1,60 sulla quota di medio mare. Ma è esattamente il canale che ci perimetra, che è entrato completamente all'interno, con onde addirittura. Quanti libri sono stati danneggiati e ci sono anche libri di valore? Allora, sono per la maggior parte libri di letteratura moderna, contemporanea. E diciamo che in sede sono circa un 200 metri lineari, con una piccola parte di fine 800 inizio 900 che sta già però partendo per il recupero. La destinazione è una ditta specializzata di Bologna. Il recupero in questi casi prevede che i libri siano prima congelati per bloccare i danni dell'acqua e poi asciugati con tecniche speciali pagina a pagina. Colpita come tutta la città, la Querini Stampaglia si sta rialzando come il resto di Venezia anche grazie ai volontari, come i ragazzi del liceo Foscarini, impegnati in alcuni piccoli ma preziosissimi interventi. Rimane però il fatto che anche qui l'acqua alta del 12 novembre ha lasciato un segno profondo. Devo dire, da moltissimi anni stiamo lavorando a un riequilibrio difficilissimo del bilancio con quotidiane, economie, tagli, risparmi, e devo dire che queste spese improvvise, che sono ingenti, sì, è come se ci rendessero vani tutti gli sforzi che stiamo facendo. Ora io ringrazio molto voi che ci avete seguito sino a qui e ringrazio Moreno Buogo, i nostri ospiti, Alberto Scarpa, grazie. Alessandro Scarpa, scusi, abbia pazienza. Scarpa, grazie per essere stato qui. Pietrangelo Pettenò, grazie molte. Grazie a Matteo Celebron, grazie assessore, grazie al segretario generale della CISL, grazie Cinzia Bonan, grazie. E a Sante Carraro. Buonanotte a tutti. Grazie molte. Buonanotte. Io vi ricordo, domani siamo di nuovo in pista con le nostre reti per darvi conto di quello che speriamo non accada, cioè che ci sia un'altra ondata di maltempo, che ci sia l'allarme rosso è indiscutibile, che ci sia l'acqua alta domani alle 11 è una certezza, 1.45 speriamo che non ci siano innalzamenti ulteriori. Pensate ai veneziani anche oggi, in queste ore, domani mattina, quando dovranno nuovamente sollevare tutto, frigoriferi, quelli che si sono salvati, perché la gran parte si è andata
è rovinata per sempre, ma anche altri elettrodomestici, impianti elettrici saltati, materassi, fradici, poltrone distrutte, divani che sono da buttare, ecco, sono lì di nuovo che stanno cercando di salvare il salvabile. Saremo su tutte le nostre reti, Antenna 3 Nord-Est, Rete Veneta, TNE e Tele4 a Trieste, perché anche in Friuli Venezia Giulia è previsto maltempo. State con noi anche domani. Grazie, buonanotte. Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.